Salve a tutti amici, oggi siamo qui con un nuovo video, un video semplicissimo dove facciamo quattro chiacchiere sui canali YouTube e anche su altre cose per augurarvi buone feste. Allora voglio partire subito con dirvi un pochettino come è stato questo anno e come sarà, come è stato questo anno per me è stato molto molto bello, intraprendente anche per quanto riguarda il canale YouTube. Come voglio dire, ho realizzato questo studio semplicissimo, con pochi spiccioli, possiamo dire con pochi spiccioli, con pochi soldi, con pochissimi soldi sono riuscito a realizzare questo mio setup studio anche per quanto riguarda voi amici YouTube. Ho qui sotto mano il computer, dove potete vedere il computer, ho il canale YouTube, sta facendo una crescita piccola, però sto cercando di fare video con dove mi sento io in prima persona principale, quindi io come idea che metto io le mie idee sul video e non un video dove fanno tutti quanti che fanno soltanto views. Questo non è una cosa, io a YouTube realizzo video quando ho tempo, quando non ho niente da fare, quando sono libero, se per caso c'è una settimana di fila che ho qualcos'altro da fare o ho un video già preregistrato, che allora so che quella settimana non posso registrarlo, ho un video preregistrato, se no purtroppo salta quella settimana lì. Ma YouTube per me è soltanto uno svago, una passione dove io ci metto l'impegno certamente e con pochi spiccioli riesco a farvi video, riesco a farvi le cose e vi dicendo, ecco. Ora vi voglio augurare buone feste, mangiate tanto e roba sana e genuina. State molto attenti a queste cose qui, non fatevi ingannare da, come si può dire, non fatevi ingannare dalle multinazionali o da quelli che ve la vogliono mettere in quel posto, ma voi state molto, fate cene, feste, baldoglie, tutto quanto, che l'anno vecchio è passato, non pensate ai soldi, ma pensate a divertirvi intanto. Dopo, con l'anno nuovo, i buoni propositi ci saranno tutti e ovviamente ci saranno i soldi. Ovviamente io sul mio canale adesso ho 74 iscritti, un canale proprio di niente, e ho fatto un coso come 46.657 visualizzazioni totali del mio canale YouTube. Sto cercando di portare il mio canale sul regime, su tra video tecnologici, video di fiere agricole e video in esterna, dove farò altre cose e poi andremo in esterna. E niente, presto arriverà anche il video di questo studio, per le vacanze di Natale state tranquilli, un video magari nella settimana di Natale, un video ve lo metterò. E niente, poi i video in esterna ci saranno sempre, come sempre un video alla settimana, giovedì, e se ho anche un video in più la domenica, ecco, tenete bene a mente questo. E niente, spero di essere un pochettino stato, sono stato semplice, spero che con i miei video di farvi ridere, di farvi capire qualcosa, vedere qualcosa. Niente, i miei video sono sempre degli spunti, dopo ognuno può fare quello che vuole, sto parlando di loro, può fare quello che vuole. E anche quando vedrete i video su questo banco, vedrete dei video di computer, che anche la recensione di questo computer qua arriverà a breve, sono cose che io ho acquistato con i miei soldi, con la mia fatica, e quindi ve la consiglio a voi, perché io prima di comprare qualcosa lì ho fatto tante scelte, ho aspettato e ve la consiglio a voi, ecco. Vi consiglio questo computer, vi consiglio, scusatemi, varie cose tecnologiche su questo banco qui, che può essere questo computer, che può essere un tipo di microfono, può essere un cellulare che io ho preso e che mi serve, e ho visto che quel cellulare è ottimo, quindi ve lo consiglio anche a voi. Quindi sono cose che vi consiglio a voi, dopo ognuno di voi può dire no, quella cosa non mi piace, fa schifo, io me ne prendevo un'altra migliore, e dicendo però bisogna stare attenti con la tecnologia, rapporto quel che apprezza. Lasciando questo discorso, buon anno nuovo e niente. Allora, stavo dicendo, canale YouTube, sì, ho questi sono i dati che vi posso dare, come video io ne ho, adesso non mi ricordo quanti video ne ho, ma dovrei avere tipo 100 e passa video comunque. E niente, io vi saluto ora e niente, vi auguro sempre buone feste. Spero di avervi strappato un saluto, ora vi lascio ai saluti dall'orto di Paolo Fiat. Eccoci qua amici, siamo dentro la serra, siamo nella serra degli orti di Paolo, serra orti Paolo Fiat. Voglio augurarvi buone feste anche da qua, da questa serra qui e non soltanto dal mio studio. E sto registrando questo video prima di Natale, tanti giorni prima di Natale o prima anche dell'ultimo dell'anno. E questo video qui
è per anche per annunciarvi, oltre che farvi vedere questa location, annunciarvi e darvi buone feste anche da qui, ma per annunciarvi anche altre cose che farò nel mondo agricolo per voi, quindi i miei orti, le mie campagne e via dicendo. Qua ci sta sempre, sto sempre preriscaldando un pochettino la sera con un riscaldatore a basso consumo. E niente, voglio dirvi che Natale o l'ultimo dell'anno, quello che è, o anche le altre feste che verranno avanti, sono feste dal punto di vista religioso, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista della vostra vita, quello che volete. Per me sono feste comuni, sono tutte quante feste, quindi tutti i giorni sono giorni sia per lavorare, sia per fare festa, sia per stare insieme agli altri, sia per mangiare buon cibo. E niente, io vi voglio augurare buone feste, come stiamo tralasciando questo, ecco, niente, un video semplicissimo, non soltanto sul mio studio ma anche qua, che ora è il tempo un po' brutto, sull'orto ho soltanto quattro verze e qualcosa di invernale. Sul mio orto basso sto iniziando a fare le coltivazioni, poi parleremo in un prossimo video della coltivazione a base di sostanza organica, che è l'etame, perché è il mio orto biologico. Poi parleremo di compost, poi inizierà il 2019, che secondo me è un anno molto positivo, anche perché io me lo sto già costruendo adesso, andando avanti con i miei passi. E il 2019, che andremo a vedere qui, ora vi lascio qualche inquadratura con gli ultimi trapianti che ho fatto una settimana fa, vedete che belle che sono queste, scusate, anzi guardate che belle che sono queste, queste qua sono installate 4 stagioni, ecco, andremo avanti, parleremo sempre di quanto riguarda la serra, parleremo delle semine in serra, parleremo dei miei semi, parleremo di tante altre cose. Ora si è sentito un po' rumore, c'è sempre il traffico e il ciaffico, ma lasciamo stare. E niente, un video molto semplice per augurarvi buone feste a tutti, perché secondo me l'ho fatto questo video soltanto per dire, soltanto per stare in tendenza, diciamo, perché sennò per me tutti i giorni si può fare festa, tutti i giorni si può lavorare, tutti i giorni si può fare tutto, perché siamo noi a decidere la nostra vita, non sono gli altri che decidono la nostra vita, ok? E niente, dietro di voi non potete vederlo, ma non vi giro la telecamera, che non faccio spoiler, presto parleremo dei miei limoni, i limoni classici, quelli là gialli, no, limoncini verdi piccoli o altre cose, stanno iniziando a prendere colore, niente, ma presto ne parleremo. E niente, vi lascio alle vostre cose, agli ultimi regali che farete di Natale, lasciate stare i regali, amici miei, lasciate stare i regali. Il regalo più bello è che voi andate, state con quelle persone che vi care a voi, li fate amici, se siete voi stessi sempre, ragazzi, si può andare sempre da tutte le parti. Se invece vi fate comandare dagli altri, oppure vi fate comandare questo sistema qui dove gli lasciate là il 100 euro, oppure vi prendete delle grosse inculate, se si può dire, non importa che se non monetizzano questo video, se non lo tolgono, vi dicendo tanto la monetizzazione sul mio canale non c'è, poi non mi importa niente, voglio lasciarvi dei segnali positivi a voi. E niente, io ora inizio ad andare a vedere quello che ho sull'orto per prepararmi a mangiare qualcosa di Natale, ma anche oggi, come sempre, si mangerà qualcosa, si va sempre a raccogliere sull'orto e poi si passa sempre alla cucina. Io vi saluto, vi dico fate buone feste, fate tutto quanto, ma soprattutto un buon 2019 dal punto di vista personale vostro. Fatevi un pensiero e dite 2019 cosa voglio io per me, cosa voglio che riesca a realizzare per me, ecco, basta. E niente, e basta, la serra è vuota perché la devo riempire assieme, ma la dobbiamo riempire assieme con le nostre semine, semine 2019, poi andremo a vedere tante altre cose all'esterno, però ci prepareremo il terreno per la primavera 2019, come sempre. E niente, se riesco a farvi qualche video anche su un piccolo oggetto, su una grande macchina italiana che fa la storia, ve la farò, perché vi annuncio una piccolissima cosa qua, forse, perché devo andare a fresare con il motocoltivatore Bertolini 305, se non mi sbaglio, sì, 305. Sul mio piccolo orto soltanto dove fare i peperoni che hanno bisogno di terreno bello sciolto e via dicendo, e forse vi farò un piccolo spezzone dove vedrete questa macchina in azione, perché è una macchina che ha fresato di tutto e è una macchina che non ne molla mai. Va bene, dopo questo spoiler, buon tutto, buone feste, buon 2019, buon 2020, buon 2000, quello che volete voi. Mangiate, state con amici, con parenti, come sempre detto, e niente, insomma, mangiate sano dal vostro orto. Chi non ha l'orto, vada da qualche produttore locale che sicuramente troverà qualcosa che non lo lascerà a bocca aperta, ecco, perché a bocca aperta, perché non vedrete l'ora di mangiarlo. E niente,
per questo video è tutto quanto. Io voi il giorno che sto vedendo voi è Natale, quindi aprite i regali e sperando che sotto l'albero ci sia qualche regalo agricolo da pochi soldi, ma che vi possa aiutare sul vostro piccolo o grande orto, dipende da quello che avete voi. E niente, per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima dalla serra di Paolo Firte, dalla serra degli orti di Paolo Firte e dal mio studio che avete visto prima, e da me, buone feste ancora, ciao a tutti amici.